Le notizie dal palazzo di città Altamura, in questo caso ordinanza scolastica. Il sindaco Vito Antonio Petronella ha disposto la chiusura del plesso scolastico Ottavio Serena in via Giambattista Castelli nel giorno 20 ottobre 2023 e il provvedimento è valido fino alle 15:30. Si è reso necessario perché in questa giornata nell'area che comprende via Giambattista Castelli sono programmati interventi di Enel Distribuzione. Ci sono ancora lavori Enel nel centro storico per consentire l'esecuzione di questi interventi. Ancora un'ordinanza del comando polizia locale è stata disposta la chiusura al traffico delle vie limitrofe alla piazza Municipio. Riguardano via Teatro Vecchio dall'intersezione con piazza Municipio all'intersezione con piazza Matteotti, poi via Recchia Luciani, via La Maggiore, via Pasquale Caso. Sul posto sarà presente anche un'apposita segnaletica. Poi c'è un'allerta meteo per vento. La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta di colore giallo, valido fino a domani, visto che si parla di 48 ore. Evento previsto, venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull'intera regione. Dal comune anche il Natale 2023, avviso di interesse per sponsorizzazioni di allestimenti, installazioni, eventi per festività. L'amministrazione comunale ha deliberato e stabilito di pubblicare un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per iniziative di sponsorizzazione inerenti allestimenti, installazioni, eventi da realizzarsi in occasione delle festività di Natale 2023. L'avviso è rivolto a persone fisiche, enti pubblici, fondazioni, imprese, associazioni, parrocchie e altri organismi di soggetti privati per contribuire all'abbellimento cittadino nel periodo di festa. Tutto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 20 novembre 2023. Le proposte saranno valutate sulla scorta della loro qualità artistico-tecnica. C'è un altro comunicato sempre dal comune di Altamura. Sul sito è stata resa disponibile una sezione di trasparenza interattiva che ha lo scopo di consentire ai cittadini l'accesso ai contenuti informativi minimi del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e di spazzamento e lavaggio strade. Il fine è quello di garantire la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento di servizi a beneficio dell'utenza. Infatti è possibile consultare le informazioni, i dati e i documenti relativi al servizio mensile di lavaggio strade, di serbo, mappa delle zone, calendario del lavaggio carrellati. Lo ripeto ancora, disponibile sul sito ufficiale del comune www.comune.altamura.ba.it.